io. Oggi faremo insieme una challenge utilizzando questo fantastico e divertentissimo gioco, ovvero Beat Bat, l'esilarante gioco delle sfide pazze. Vediamo un po' cosa contiene questo gioco. 160 carte delle sfide. Noi abbiamo tolto quelle di gruppo perché se noi due non le possiamo utilizzare. 80 gettoni, 10 bicchieri da gioco, 5 palline di plastica, 4 dadi, bacchette, blocco note, metro a nastro, clessidra, regole del gioco che ci serviranno per capire ciò che bisogna fare. Ma prima di iniziare a giocare, iscrivetevi al canale cliccando qua sotto la campanellina per attivare le notifiche, e alla fine, se vi è piaciuto il video, mettete un bel like. Ed ora sfidiamoci. Ok ragazzi, finalmente è l'ora di aprire la scatola. Bene, apriamo qui e vediamo cosa c'è all'interno. Qua subito troviamo le bacchette verdi, molto carine. Dei bicchieri con dentro delle palline blu, bel colore. Questo è il metro a nastro, che in questo caso noi quelle sfide con il metro a nastro le abbiamo tolte perché se ci mettiamo per terra non riuscirete a vederci. Poi abbiamo i post-it, la clessidra per il tempo, abbiamo i dadi che sono 4, qua io adesso ne ho preso uno, vediamo secondo, terzo e quarto. Poi abbiamo i gettoni. Dei gettoni. E infine le carte da gioco. Infatti, come potete vedere, senza quelle da gruppo sono molte di meno. Comunque direi di iniziare subito a giocare. Penso che chi partirà? Facciamo sasso, carta, forbice? Ok. Ok, allora andiamo. Sasso, carta, forbice. Sasso, carta, forbice. Sasso, carta, forbice. Sì, ho vinto io. Parto io a leggere la prima carta. Ok, vedo già in coppia. Invasione di spazio. Posizionate una pallina sul tavolo con accanto un bicchiere. Un giocatore deve prendere la pallina sotto il mento e trasferirla sotto il mento del suo compagno, che deve poi farla cadere nel bicchiere. Non dovete mai toccare la pallina con le mani o farla cadere a terra. Avete 30 secondi. Praticamente così è il disegno. Oddio. Io metterò la mia pallina qua sotto e dovrò farla arrivare io qua sotto a così. E lei dovrà farla cadere all'interno di un bicchiere. Ok, abbiamo 30 secondi di tempo qua, quindi abbiamo la clessidra, che ho notato che è molto strana perché è in obliquo. Vabbè, direi subito. No, ho visto anche che oltre ad avere qui gli spazi ha qualcosa, una cosa, è come un tubo, so che però qui rimpicciolisce. Hai visto? Non hai capito. Prende un bicchiere, la pallina è già qui e direi subito di iniziare. Ok. Beh, aspetta, okay, che non sta fermo. Ci dobbiamo alzare in piedi. Penso proprio sì, tanto saremo piegate tutto il tempo. Ok, vado io. No. Beh, no, aspetta, no. Aspetta. Posso iniziare io? Facciamo finta che ce l'avevo messa io. Ok, ok, così. Ti abbiamo messo così? Hai visto?
Comunque ragazzi, il nostro tempo è finito tipo da 5 minuti. Cioè adesso facciamo così questo gioco. Ecco, vabbè. Lo modifichiamo un po'. Ho vinto. Ok, allora lo faccio anch'io e ce la possiamo fare. Ho vinto. Se tu non ce la fai questa volta, Olimpia. Hai visto? 3. Diciamo che l'abbiamo vinta in questo modo. Comunque direi che questa sfida, essendo che vabbè l'abbiamo persa, però l'abbiamo modificata e comunque ce l'abbiamo fatta, di gettoni prenderemo solo un punto, perché cioè non è andata molto bene, quindi prendiamo un punto. Allora dobbiamo comunque decidere quanti round faremo. Penso che faremo 5 round comunque. Quindi decidiamoci. Ok, quindi nel primo round siamo tutti e due a un punto. Ok ragazzi, adesso peschiamo la prossima carta. Ok, tocca Orio. In coppia. Ok, risciacquo Canoro. Prendete qualcosa da bere. Noi abbiamo anche l'acqua e dei bicchieri. Ecco, un giocatore deve cantare una canzone facendo i gargarismi mentre il suo compagno cerca di indovinare. Avete 30 secondi. Allora facciamo 30 secondi ognuno, perché sennò appunto qua non ce la facciamo. Vabbè, passiamo l'acqua. Vuoi iniziare tu? Oddio. Inizio io, dai. Inizio. Ok. Vai, Olimpia. Aspetta, che cos'è? Ripeto. Ma è canzone italiana? Che è un po' d'acqua, se non capisco. E voi si è capito? Insuperabile. No, Cosa che ha finito? Cioè, notate le gambe dell'Olimpia. La mano sulla coscia in casa, credimi che dico sì, fu solo una questione di chimica, allora, io direi di arrivare alla seconda, alla terza. Allora aspetta, vediamo chi ha vinto questa sfida. In realtà l'abbiamo vinta entrambe, perché è stato un po' difficile, c'è stato qualche piccolo imprevisto, piccolissimo. Io mi sono bagnata, direi. Non so bene che quanti punti dare, io penso, cioè 5 no di sicuro, quindi penso che c'è una via di mezzo. Oh, ma così, ma no, la scherzo. C'è solo una via di mezzo, quindi l'unica via di mezzo è il 3. Va bene, 3 a testa. Sì. Giusto, 3 a testa, per ora siamo a 4 punti a testa. Già pareggio, vediamo chi vincerà la prossima sfida allora. Oddio. E vai. Duello, quindi dobbiamo sfidarci. Ok, già un po'. Entra, doppio canestro. A vedere, già dall'immagine, mi spavento. Allora,
Entrambi iniziate con 4 bicchieri e 2 palline. Quindi 4 bicchieri e 2 palline. Al 3 infilate i bicchieri come mostrato. Così quindi. E fate a gara per far rimbalzare una pallina in ogni bicchiere in alto. Il primo giocatore a far rimbalzare entrambe le palline vince. Potete risistemare i bicchieri se cadono. Quindi noi dobbiamo praticamente mettere così i bicchieri. Ferma! Allora, però dobbiamo metterli così. Perché dobbiamo fare tipo uno. Dobbiamo fare canestro. Un canestro in ogni bicchiere. Quindi io prenderò una pallina, però ma in duello, quindi quando dovrò farne. Sì, quindi ognuno avrà un bicchiere l'altro. E dovremo riuscire a fare rimbalzare prima sul tavolo e poi far entrare la pallina così, cioè nel senso prima sul tavolo e poi deve entrare nel bicchiere e non diretto nel bicchiere, se no così pensa. Siamo. Ok, abbiamo 30 secondi, aspetta che controllo. Non c'è scritto il tempo, quindi non c'è un tempo. Vabbè. Ok, 3, 2, 1, via. Se cadono possiamo riraccogliere i bicchieri, eh? No, 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 il mio sa più cadere. Ho vinto, no! Hai vinto tu. Però se riesci a continuare, almeno devi fare almeno 2-3 punti. Ah, ok. Aspetta, aspetta. Adesso la fortuna. Tu non hai fatto già un punto, io 0, allora. Se no, buono! Siamo a pareggio, eh? Comunque tu sei già più avvantaggiato di me. Chi arriva prima 2 punti, quindi. Prende 5 punti perché ha vinto la sfida. Casi, casi, casi. Ma a me fa poco va nel bicchiere. Ciao, vinto! 5 punti! E tu invece 3 perché hai vinto la sfida, diciamo, a metà. Allora, Demi, non è giusto, ci riprovo, scaccami i bicchieri. No, scusami. No, e Demi. Anche 3 punti qui. No, allora, tu hai 3 punti adesso, io 5, perché ho vinto la sfida prima. No, allora vedrai uno in più. No, uno in più, no, almeno 4. Quindi benissimo. Io sono 9 punti, te sei a 7 punti. Ok. 2 punti di differenza. Prendiamo la prossima carta. Tocca a te. Siamo già al terzo round. E ora dobbiamo fare il quarto e poi gli mancherà l'ultimo e vediamo che. Oddio, io non mi sembra di campionesse, però inizia prima te. Aspetta. Maestro, no, è solo. Io copio due. Solo. Ok, solo. Inizio io. Maestro Miyagi. Non so come si legge. Fammi vedere. Maestro Miyagi. Opa, sì. Metti 4 dadi in un bicchiere. Usando solo le bacchette, hai 30 secondi per tirar fuori i dadi e rimetterli poi dentro il bicchiere. Inizia l'Olimpia. Allora, io metto fuori i dadi e con le bacchette devo prendere. No, dati di lasciare dentro. No. Sì, dati di lasciare dentro, detto. Fammi vedere. Metti quei dadi usando il bicchiere. Ah, è vero, per tirarli fuori, non metterli. Sempre. Sempre. Ok, devo usare. Oh, ma c'è dentro una pallina. Non l'avevo visto. 3, 2, 1. Vai. Via. Ok. 1. Vabbè, se cade fuori. Ok, 2. Oh, vado. Ma come sono brava? Io ho usato un'intelligenza molto meglio della tua. Oh, ha vinto, ok. Allora, non hai vinto. Cioè, nel senso, 5 punti. Ah, ok. No, non c'era scritto. Sì, c'è scritto, guarda. Hai 10 secondi per tirare fuori i dadi e rimetterli poi dentro il bicchiere. Finito il tempo. No! Però mezza sfida, 3 punti, perché mezza sfida comunque l'ho fatta. Sì, almeno tirarli fuori. Io invece uso una strategia di mettere fuori un dado di dopo, quel dado lo rimetto dentro. Ma no, non puoi fare così. Vale però. Come? Ma se prendi un altro dado invece quando dopo lo riprendi. Vale come, fuori. Vale come. Vabbè, strategia strana ma... Ok, via. Vai. È più difficile rimetterli dentro, secondo me ti conviene non farlo subito. Perché? Ti rimetto qua io, quando fai. Manca poco! Ah, comunque se non fai neanche mezza sfida, praticamente prendo un punto, no? Se mi ricordate. Io però ti ho lasciato più o meno dei secondi in più, né? Perché ormai il tempo era. Ok, ti ho lasciato che è finito il tempo. No, ormai. Non è finito, io prima ti ho lasciato del ecco, tempo. Adesso è passato altro tempo. No. Mi dispiace, ormai è un non punto. È vero. È un punto. Tre punti anch'io. No, non è giusto. Tre punti no, anch'io. È contro le regole. È contro le regole. 3 punti anch'io. No. 3 punti anch'io. No. No. Demi, prendi un punto. Non è giusto.
dai 3 punti. Ti quindi dai nel cambio qualcosa. Ti do 2 punti perché per un dado ci avresti fatta a fare metà sfida. Ti do un punto. No, io 3. Allora, quindi me lo metto già qua che ce l'hai tu. E ti do 2 punti, quindi 2-1. Perché sennò che il 2 non c'è. Dove? Eccolo qua. Dammi. No. Io sono a 9. Io sono a 9. Ipotesi. Io 12. Ok. Allora. Non ho capito. Tocca a me. Prendo ora io l'altra carta. Allora. Solo torre estrema. Da qui fa paura dal disegno. Ok. Posiziona 3 bicchieri sul tavolo a testa in su. Hai 30 secondi per impilarli come mostrato in figura usando solo i gomiti. Devo farlo io. Allora, così è la forma. Però devo usare i gomiti in 30 secondi, tutti in su. Quindi tutti così e poi lo faccio. Vabbè, tu sposti i tuoi intanto, così tocca a me. Ok, abbiamo posizionato qui. Qui c'è la clessidra, non si aggiungono più secondi. Cioè, nel senso, se uno atterra qua e un secondo prima, cioè finisce la clessidra, vabbè, un secondo proprio, niente di che. Invece però, più di un secondo no. Se invece abbiamo fatto almeno così, 3 punti. Invece se abbiamo fatto così, 1. E se non abbiamo fatto neanche così, 0 punti. Allora, invece così, vabbè, 5. Allora, sono pronta. 3, 2, 1, via! Ok. Questo lo sposto di qua. Demetri, i tuoi bicchieri sono posizionati. Sei pronta? Sì! 3, 2, 1, via! Vai! Vai! Ok, ok, ok. Oh, oddio, già qui sei brava, brava. Attenta, piano. Devi anche girare. Ok, brava. Ma cosa stai facendo? Ehi! Allora, vai, cambi. Gira, gira. Ah! Oh mio Dio! È quasi finita il tempo! Finito, iniziamo! No, ma è però l'ho fatto! Ok, per qualche secondo è rimasto su. Quindi 5 punti. Oddio, 5 punti. Bene, va bene. Anche Demi ha passato questa sfida. Abbastanza difficile, direi. Ok, ragazzi, abbiamo già fatto 5 sfide, ma direi di fare ancora una, così daremo a Demi una possibilità di vincere. Speriamo di no, ovviamente. Pensiamo questa carta. Ok, leggi pure. Continua a roteare. Entrambi i giocatori devono far roteare un bicchiere su una bacchetta e nel frattempo devono entrambi appoggiare un dado sulla spalla del compagno. Cioè, così, così difficile. Il dado deve rimanere per almeno 3 secondi. Se un bicchiere smette di roteare o un dado cade, perdete entrambi. Avete un tentativo. Quindi se non vinceremo questa sfida, cioè se cade un bicchiere, cioè se smette di roteare, tipo la Demi sta guardando, mette il dado, no, sulla mia spalla e si ferma, perdiamo entrambi. Quindi non farci perdere e non farci perdere. Ok. 3, 2, 1... perdendo, quindi ma non abbiamo guadagnato nessuno di noi due un punto, neanche uno. Perciò questo significa che ho vinto io. Sì, ho vinto. Ho vinto io. Allora ragazzi, il nostro video si conclude qui. Speriamo che vi sia piaciuto e che vi siate divertiti insieme a noi.